Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci dedichiamo alle tre novità di Zara, i tre profumi che vi avevo mostrato in un post qui sul canale un paio di settimane fa. Mi sono ritagliato del tempo, ho provato questi profumi e oggi ne parliamo. Nella carrellata di oggi ve li farò vedere in ordine di utilizzo. Di tutti e tre i profumi ho acquistato il formato da 30 ml e li ho pagati 12,95 € l'uno. Fatta questa premessa, inauguriamo subito la carrellata di oggi con Sensual Oud, il profumo che ho utilizzato per primo. Quando ero in negozio non c'era il tester, ho voluto acquistarlo ugualmente, per me è stato un blind buy ed è stato un blind buy super azzeccato. È un profumo molto nelle mie corde e devo dire che della carrellata di oggi è il mio preferito. La confezione mi piace molto, ha questo color carta da zucchero molto tenue con tutte le scritte dorate, la trovo molto semplice ma comunque gradevole. La boccettina mi piace un sacco, mi piacciono queste boccette nel formato 30 ml, le trovo molto graziose, le scritte sono sempre in color oro che riprendono le scritte presenti sulla scatola e il tappo è di questo color oro. Il profumo è spettacolare, non me lo spruzzo perché me lo sono spruzzato prima di fare questo video qui sulla mano e io volo con questo profumo. Per qualcuno sarà scontato, banale, già sentito, io tutte le volte che sento fragranze di questo tipo cado come una pera cotta. È una fragranza molto nella mia comfort zone. Vado a leggervi le note che ho trovato sul sito di Zara. In apertura qui troviamo zafferano e chiodi di garofano, nel cuore troviamo petali di rosa, legno di sandalo e patchouli, nel fondo cuoio, ambra e oud. È un profumo spettacolare, ottima resa sulla mia pelle, mi ha fatto ricevere tanti complimenti al lavoro, le mie signore mi dicono come stai di buono, che buon profumo hai, anche le mie colleghe mi hanno fatto i complimenti per questo profumo. Trovo che sia un profumo molto adatto per la sera, io lo metto anche per andare al lavoro perché, come vi ho detto in passato, lavoro in ambienti molto ampi, mi muovo sui piani, quindi posso permettermi di mettere anche dei profumi così belli ricchi, opulenti e presenti che non risultano essere disturbanti, ma per chi lavora in un ambiente piccolo, in un piccolo ufficio, in un piccolo negozio, è sicuramente un profumo da dosare per il giorno, anche se è una tipologia di profumo che trovo adatta per la sera, è molto sensuale. Le note che lo caratterizzano sono rosa, zafferano e oud, un mix di note già sentito, diciamo, però a me piace sempre questo mix di note, ma devo dire che in questo profumo una nota molto interessante che arriva soprattutto quando il profumo asciuga sulla pelle nel suo dry down è questa nota cuoiata che lo rende estremamente sensuale, tira fuori questo sentore animalico così accattivante. Vi consiglio di provarlo perché secondo me non è per tutti. Questo sentore appunto così animalico pronunciato a me piace tanto, mi fa volare e come dice il nome Sensual è proprio di nome e di fatto Sensual questa fragranza. Diciamo che quelle note che arrivano da subito che sono rosa, zafferano, oud, insomma questa parte legnosa. Insomma, si trovano in altri profumi, però questo fondo con questa nota di cuoio che lo rende così animalico, zozzetto, estremamente intrigante ed estremamente accattivante, secondo me fanno la differenza. Se vi capita da Zara, provate a sentirlo perché è veramente spettacolare. Su di lui non ho altro da aggiungere perché è buonissimo, ottima resa, lo promuovo proprio a mani basse. Per me lui è 10 lode e come vi ho detto prima è il mio preferito della carrellata di oggi. Provate a sentirlo e se l'avete invece già sentito e magari anche acquistato, fatemi sapere cosa ne pensate. Per me è veramente spettacolare e lui è Sensual Oud. 10 lode. Scusate l'interruzione, ma ho messo un legno nel camino perché si stava per spegnere. Proseguiamo con il secondo profumo, un profumo molto chiacchierato in questo periodo, che è il Pistachio Infusion. Di lui vi ho fatto anche uno short qui sul canale.
ed è un profumo veramente molto piacevole. La confezione si presenta in questo color rosa molto tenue, le scritte sono in color oro. La boccettina mi piace sempre, cioè mi piacciono un sacco queste boccette così piccine, così compatte, le trovo graziose. Le scritte sono sempre in color oro che riprendono le scritte della scatola, il tappo è in color oro. Il profumo è spettacolare. È un profumo che, come vi dicevo nello short, l'unica pecca sulla mia pelle è la persistenza, perché non dura più di 3 ore sulla mia pelle. Però adesso voglio proprio metterlo via e ritirarlo fuori tra un paio di mesi e vedere se nel frattempo si va ad intensificare e se ora di magari fine maggio sarà un pochino più intenso, un pochino più strong, perché per adesso mi piace tantissimo, è proprio un odore proprio veramente molto confortevole, ti mette proprio l'acquolina in bocca, però ecco, la pecca è la persistenza. È un profumo che ho visto sia su Fragrantica, ho visto anche dei video di altri creator, anche oltreoceano, che è paragonato a degli altri profumi sempre di Zara che ho qua e che andiamo poi a vedere. Ovviamente il profumo è molto soggettivo e su ognuno di noi, insomma, tira fuori qualche cosa di diverso e soprattutto ognuno di noi percepisce qualcosa di diverso e secondo me proprio è questo il bello dei profumi, no? Non tutti dobbiamo per forza e necessariamente sentire la stessa cosa o non tutti dobbiamo per forza e necessariamente dire questo profumo sa di questo. Io vi dico proprio quello che mi ha conquistato, mi ha catturato di questo profumo dal primo momento che l'ho sentito e poi adesso utilizzandolo, insomma, mi sono fatto sempre via via un'idea più chiara di questa fragranza. Qui Zara, come note, non si è sbilanciata più di tanto, ha citato tre note: pistacchio in apertura, iris nel cuore e fava tonka nel fondo. Per me qua dentro una grande protagonista è la fava tonka. Fa da padrona. Appena spruzzo questo profumo sulla pelle, a me ricorda proprio qualche dolce al pistacchio. È proprio la parte in cui questa nota di pistacchio si sente maggiormente. Quando l'avevo sentita in negozio, il giorno che poi vi avevo, fatto il post qui su YouTube dove vi facevo vedere le tre fragranze che avevo acquistato, vi dicevo gelato al pistacchio, perché in qualche modo lo ricorda, soprattutto nella sua evoluzione. Utilizzandolo più spesso, devo dire che appena lo spruzzo mi ricorda tantissimo uno di quei dolcetti tipo un amaretto, tipo da pasta di mandorle aromatizzata al pistacchio. Adesso che arriva il periodo di Pasqua, io di solito tutti gli anni compro quei dolcetti della Sperlari che si chiamano, se non vado errato, i colombini, che sono proprio a forma di colombe. Che ne esistono di due varianti, quello con la confezione rosa, che è proprio classica pasta di mandorle con sopra lo zucchero a velo, e poi c'è quello col pacchettino verde, che è pasta di mandorle e pistacchio, e hanno proprio il colore verde questi dolcetti. E mi ricorda proprio qualcosa del genere appena spruzzo questo profumo, e sento anche un sentore alcolico, ma che rimane molto sullo sfondo, ma la sento proprio questa nota, insomma, che si viene a creare molto goduriosa, questa fava tonka che mi ricorda proprio la mandorla, molto calda, molto avvolgente, che si va proprio a fondere benissimo con questa nota di pistacchio e lo rende così interessante e goloso proprio al mio olfatto. Poi nella sua evoluzione si ammorbidisce e diventa più cremoso. Arriva questo iris che dà questo sentore fiorito sulla mia pelle, ma che anche qui rimane molto sullo sfondo e anzi sento che dà cremosità a questa parte iniziale che, detta così, mi dà proprio l'idea di qualcosa di croccante, da sgranocchiare, ecco, proprio l'apertura, proprio uno di quei dolcetti da masticare. E poi via via, ecco, con la comparsa di questa nota di iris, rende il tutto più burroso, diciamo, più cremoso, quasi come se fosse la sensazione di un gelato al pistacchio, mandorla e pistacchio, o comunque un gelato al pistacchio con una spolverata di mandorle. Ecco, questa è la sensazione che mi crea nella sua evoluzione. E poi quando si assesta sulla pelle, nel suo dry down, risulta essere molto più talcato, molto più cipriato.
queste due note, Favatunca e Iris, tirano fuori proprio questo loro lato molto così polveroso, cipriato, e diventa molto più rotondo questo profumo. Peccato per la persistenza, perché è buonissimo come odore, è veramente molto gudurioso, però dura poco per i miei standard. E infatti adesso lo voglio riporre nell'armadio e lo tirerò fuori verso fine maggio e vediamo se ora di allora si sarà un pochino intensificato questo profumo. Ho visto su Fragrantica, ho sentito tanti creator italiani, esteri, parlare di questo profumo. Tutti pensavano, si aspettavano, comunque magari desideravano avere un dupe del profumo di Keiali, il famoso Yam Gelato Pistacio 33. Questo profumo però è stato anche paragonato a altre due creazioni, anche su Fragrantica stessa nella sezione Questo profumo mi ricorda, se andate a vedere lì trovate due altri profumi di Zara. Quindi è molto chiacchierato in questo momento questo profumo. E diciamo che secondo me non assomiglia né troppo ai due profumi citati da Fragrantica e che altri hanno insomma citato, ma neanche troppo al profumo di Keiali. I due profumi che Fragrantica soprattutto paragona a lui, a Pistachio Infusion, sono il Nocturnal Life e il Sand Desert at Sunset. Per me questi due profumi sono proprio molto lontani, cioè il mio naso, ragazzi, sarà limitato il mio naso, non lo so, ma il mio naso non riesce a percepire similitudini, somiglianze con queste due fragranze. Io me li sono spruzzati e ci ho messo un po' a fare questo video proprio per questo profumo, perché ho detto mi devo ritagliare un po' di tempo per provarlo, proviamo anche gli altri, spruzziamoli insieme. Per me sono proprio diversi. In Nocturnal Life le note che arrivano sono questa nota di ginepro e la nota dell'incenso. C'è questo sentore fumoso con questa nota, con questa bacca, con questo ginepro, e devo dire che questo ginepro poi va a esaltare anche questa sfaccettatura, questo sentore fumoso, proprio perché una peculiarità anche della nota del ginepro è questo suo sentore fumoso, un po' come tante volte si sente dire anche della nota del rosmarino che tira fuori questo sentore fumoso incensato, ecco anche la bacca del ginepro. E poi questa nota di ginepro lo rende balsamico e anche, passatemi il termine, selvatico. E quindi è proprio quello che sento più lontano dal Pistachio Infusion. L'altro invece, che è il sand, scusate, Desert at Sunset, è molto cremoso. È molto cremoso, c'è questa nota di iris che dà cremosità. Però qui sento anche questa parte di arancia, soprattutto adesso che l'ho appena spruzzato, c'è questa nota di legno di cedro nella sua evoluzione. E anche lui lo sento abbastanza lontano e soprattutto la differenza è che lui mi dà proprio quell'odore di dolcetto, di qualcosa di commestibile. Loro due no, loro due no, li sento lontani da questo mondo, lontani dal mondo gourmand, almeno per mia percezione. E poi ho anche un campione che mi aveva fatto Fabrizio, ciao Fabri, del profumo di Keiali, e se anche lui me lo spruzzo su pelle, tra le tre è comunque quella che non la sento uguale, non lo sento vicino. Secondo me ci hanno provato loro di Zara a poter creare qualcosa del genere, ma non so, non ci sono riusciti secondo me al 100%. Però tra i tre è quello che collocherei forse di più sulla lunghezza d'onda del pistacchio di Keiali, insomma del gelato al pistacchio 33. E appena spruzzato in questo profumo si sente anche in lui, perché tanti hanno detto
che si sente una nota anche oggi. Ho guardato un video di una ragazza americana che diceva che sentiva questo sentore alcolico anche in questo profumo. Nel Kejali c'è questa nota di rum e si sente appena spruzzato, c'è questa parte boozy che comunque rimane sullo sfondo, ecco, diciamo non è dominante, perché arrivano quasi subito questa nota di latte e questa nota di pistacchio. Comunque è molto buono. Secondo me, diciamo che è un profumo a sé. Non lo so, hanno magari voluto provarci, hanno magari voluto creare qualcosa che soprattutto anche per il nome andasse a richiamare un profumo di nicchia che è così costoso per, insomma, fare da attrazione ai clienti, insomma, attrarre i clienti per acquistare questo profumo, però secondo me è qualcosa di a sé, a sé stante, insomma, a tutte queste fragranze che vi ho fatto vedere. Ovviamente, ragazzi, sono mie percezioni. Ma comunque sono curioso di sapere se l'avete sentito o se l'avete acquistato, cosa ne pensate. Fatemi sapere soprattutto il vostro punto di vista, perché come diciamo sempre, sono talmente percezioni soggettive, quindi è bello confrontarci e scambiarci le nostre percezioni. Fatemi sapere cosa ne pensate di lui. E lui è Pistachio Infusion di Zara. Top, per l'odore è veramente spettacolare. Peccato la resa sulla mia pelle. E poi concludiamo la carrellata di oggi con Angelic Vanilla. Angelic Vanilla mi è piaciuta tantissimo quando l'ho sentita in negozio, anche qui Fava Tonka grande protagonista. Mi piace molto la confezione di questo color grigio molto scuro, quasi nero, scritte dorate. E la boccettina si presenta così. Ha il vetro in questo color grigio fumo, le scritte sono in color oro, il tappo è color oro. Anche lei, non lo dico più, boccetta mi piace, graziosissima. Il profumo è spettacolare, anche qui mi piace tantissimo, ragazzi, molto molto molto. E come vi dicevo, anche qui hanno usato, anzi abusato della fava tonka, anche qui perché veramente si sente tantissimo. È un profumo molto elegante, una vaniglia molto cristallina, molto luminosa, la vaniglia è la protagonista e non vedo l'ora questo profumo di utilizzarlo quando si alzeranno le temperature, perché secondo me darà molte soddisfazioni. Qui troviamo bergamotto e fiore di mandorlo in apertura, rosa, riso e mirra nel cuore, fava tonka, fava di vaniglia, muschio liquido e legni vellutati nel fondo. Ed è veramente spettacolare, morbidissima, cremosissima, però allo stesso tempo ariosa, fresca, cristallina. Si sente tanto questa parte di fava tonka, questa parte di mandorla. Che questo fiore di mandorlo, insomma, questo mix che ricorda proprio l'odore della mandorla ed è veramente molto confortevole, molto molto. Arrivano poi queste note molto interessanti di riso e di mirra. Questa nota di riso lo rende veramente molto pulito questo profumo, veramente. E una grande protagonista qua dentro, assieme alla parte della vaniglia, è sicuramente la nota della rosa, una rosa molto fresca. Una rosa luminosa, una rosa proprio da, a scapito proprio del packaging così dark, così scuro, ma proprio una rosa così fresca, così luminosa, una rosa della primavera. Ed è veramente un profumo spettacolare, molto elegante, molto sofisticato. Questo lo trovo adatto per andare al lavoro tutti i giorni, lo trovo adatto per le commissioni della giornata, lo trovo adatto per un aperitivo per la sera, soprattutto quando le temperature si alzeranno, sarà un perfetto profumo proprio da aperitivo da sera, proprio per le serate. Adesso, che siamo ancora nell'inverno, lo vedo più adatto per il giorno, però quando appunto si scalderanno le temperature, secondo me anche per la sera avrà il suo perché questa fragranza. Ed è veramente molto buono, molto confortevole, mi fa sentire proprio pulito, fresco, asciutto ed è molto accattivante l'odore che ha questa fragranza. Veramente, veramente tanto. Fatemi sapere se l'avete sentita e cosa ne pensate. Io sono rimasto conquistato dal momento che l'ho sentita in negozio, perché comunque ho percepito la nota della mandorla, ho percepito la nota della rosa, che sono le note che arrivano quasi subito, però poi utilizzandola, insomma, sentendo proprio la resa sulla mia pelle, l'evoluzione sulla mia pelle, sentendo anche le altre note che escono, è veramente molto confortevole. Mi ricorda anche in qualche modo
quei prodotti, quell'odore dei prodotti per i neonati, per i bambini, proprio per i nostri piccoli di casa, che ti danno proprio quella sensazione di coccola, proprio di pulito, anche materno in qualche modo come profumo, ed è veramente spettacolare. Secondo me è assolutamente unisex e proprio sommariamente ti dà proprio quella sensazione di pulito e di coccola, ed è veramente spettacolare, ed è Angelic Vanilla. Fatemi sapere se l'avete acquistata anche voi e cosa ne pensate. Per me è top, come persistenza devo dire molto buona la persistenza, mi accompagna per tutta la giornata, è un profumo molto delicato, nel senso che appena spruzzato le prime 2 ore si sente, è un profumo che è vivo sulla pelle, poi diventa uno skin scent che mi accompagna fino a sera. Però devo dire che le persone che mi venivano vicine al lavoro, tipo le mie signore, quando io magari mi avvicino a loro per tagliargli le unghie, per fare 2 chiacchiere, appena arrivato mi dicevano: come stai di buono, che buon profumo. Quindi si percepiva, però rimane intimo, ecco, non è il profumone da scia o da proiezione. E secondo me questa cosa di appunto non essere troppo da proiezione, troppo da scia, lo rende ancora più intrigante. Buonissimo comunque. Ed è Angelic Vanilla, top. Io ragazzi ho finito la carrellata di oggi, grazie per avermi ascoltato. Scusate, fatemi sapere cosa ne pensate di queste fragranze, se avete acquistato qualcosa, se avete sentito qualcosa o se c'è qualche altro profumo che mi consigliate, lasciatemi tutto giù scritto nei commenti. Grazie per avermi ascoltato, grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutti voi per i commenti, per la vicinanza, per l'affetto che mi dimostrate sempre, per la carica che mi date. Vi mando un forte abbraccio e ci sentiamo in un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti!